Gesù di Nazareth venne condotto sul Golgota, luogo del cranio, e venne inchiodato accanto a due ladroni su una croce, sulla quale, al di sopra del suo capo, venne posta la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei giudei. Solleviamolo. Uno, due, tre. Padre mio. Dio mio, perdonali. Loro non sanno quello che fanno. Non lo sanno, padre. No, fermo. Non dividiamola. Ma tiriamo la sorte. Vediamo di chi sarà. L'ho vinta io. Era questo il pugnale che doveva trafiggermi l'anima. Che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni. Salva te stesso scendendo dalla croce. Ha salvato gli altri, adesso non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele. Se sei tu il Messia, scendi ora da questa croce, affinché noi tutti vediamo e crediamo. Padre, perdonami, loro non sanno quello che fanno, non lo sanno. Ascoltatelo, non avete pietà. Sta pregando per noi. Lui è giusto, non merita tutto questo. Maledizione! Maledizione! Se sei veramente il figlio di Dio, come dici di essere? Salva te stesso e anche noi! Dacci la prova! Dacci la prova che sei quello che dici di essere! Lasciamo stare! Non temi, Signore, neanche sulla croce. Noi meritiamo tutto questo. Ma lui non ha fatto nulla. Io ho peccato. E la mia punizione è giusta. Tu avresti ragione a condannarmi.
Gesù. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Io ti dico che tu sarai con me nel paradiso. Ehi, fermati! Ti supplico. Sono la madre. Lasciami andare da mio figlio. Lasciala passare. E tu chi sei? Sono della famiglia. Vai allora. Vi prego, dategli dell'acqua. Carne, della mia carne. Cuore. Mio cuore, figlio mio, lasciami morire con te. Donna, ecco tuo figlio. Madre, non ti lascerò mai sola. Eli! Eli! Eva! Sono qui, lì! Avete sentito? Sta invocando il profeta Elia. Perfino ora, inchiodato alla croce, invoca Elia. No, non sta invocando Elia. Chiede l'aiuto di Dio. Zera ha ragione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? Perché? Io non ti abbandono, Gesù. Madre, non vedo più. Figlio mio, sono qui. Sta morendo. Non c'è più nessuno, Gesù. Non c'è più nessuno. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tutto è compiuto.
voglio che a quest'uomo siano spezzate le gambe e sia gettato nella fossa comune, affinché se ne perdano le tracce e il ricordo. No. Fermati. Non farlo. Ho un decreto firmato dal procuratore Pilato che mi consente di deporre il corpo di Gesù nella mia tomba. Leggi tu stesso. Zera, è un decreto del procuratore, leggi. A una condizione, Giuseppe. Che il corpo di quest'uomo ti sia concesso privo di sangue. Presto, muoviamoci. Sta ricominciando a piovere. Spezzate le gambe ai condannati. E accertatevi che siano morti. Presto, Cassio. Accertatemi! È guarito. Adesso ci vedo. Eri veramente il figlio di Dio. Cassio. Cassio, non dirò a nessuno le parole che hai pronunciato alla morte del crocifisso. Ma adesso, di qualcosa, parlami. Valerio, egli era veramente il figlio di Dio. Anche altri hanno udito le mie parole. Non importa. Non importa se tutto ciò verrà riferito a Pilato, e sicuramente lo saprà anche Cesare. Ormai possono anche giustiziarmi. Aver riconosciuto il figlio di Dio, per me, è tutto. Sono morti. Scendeteli giù. Le scale! Prendete le scale! Madre, non ci rimane altro che dare degna sepoltura a Gesù. Affrettiamoci. Dobbiamo compiere i riti indispensabili.
per l'imbalsamazione. Maria, ti offro la tomba che ho fatto scavare in una roccia qui vicino. È nuova e quindi degna di conservare le sacre spoglie del nostro amato Gesù. Maria, anch'io ho qualcosa da donarti. Ho comprato una mistura di mirra e aloe per imbalsamare il suo divino corpo. Vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Vi prego. Ora scendete mio figlio da questa croce. Voglio abbracciarlo per l'ultima volta. Tutti noi come pecore eravamo sbandati, ognuno sviato dal suo sentiero. Ma il Signore ha fatto cadere su di lui i peccati di tutti. Egli fu disprezzato, reietto dagli uomini, l'uomo del dolore, il servo obbediente. E come l'agnello condotto al sacrificio non aprì la sua bocca, così egli ha portato le nostre colpe e il nostro dolore. E noi l'abbiamo creduto un peccatore abbandonato da Dio, un malfattore. Egli è stato immolato per i nostri delitti e colpito per le nostre iniquità. Ma attraverso le sue piaghe noi siamo guariti e possiamo rinascere. La tua morte, per tutto quello che ti hanno detto e per le parole che non sono riuscite ad ascoltare. Quanti passi hanno fatto questi piedi? Quante volte io gli ho lavati con i miei capelli. E ora sono qui. Sono qui per un'ultima volta. Ad asciugare questo sangue dai tuoi piedi. Pieni di piaghe. Divenuti in gelo, come il cuore di coloro che ti hanno inchiodato a questa croce. Figlio mio. Figlio mio. Quanto sangue versato per noi. Ho visto cadere sotto questa croce, tutto ricoperto di sangue. Ma non ho potuto rialzarti e baciarti le ferite
come facevo quando eri bambino. Quando sei nato e ho dato il primo bacio sulla tua morbida pelle, ho sentito queste piaghe. Io che avrei dato mille volte la mia vita per impedire che arrivasse questo momento. Avevo un solo amore su questa terra. Tu mi amavi e mi facevi sentire che non ero sola. Ma del resto ho rinunciato a te dal primo momento che ti ho avuto. Tu sei venuto al mondo per salvarci dal peccato. Si è fatto tardi. Andiamo via. Oh.